E benvenuti ai Segreti del Cinema! In questa puntata scopriremo due grandi registi, Gianfranco Parolini e Frank Kramer. Gianfranco Parolini? Chi è Gianfranco Parolini? Parolini sono io. E chi è Frank Kramer? Sono io, sempre! Due gemelli? No, ma che gemelli? E come mai questo pseudonimo? Ma pseudonimo Frank Kramer non ha dato i tedeschi dopo un grandi successi in Germania, tipo i fantastici del Superman. Cinque per l'inferno. E la serie di Commissar X, sì, con Tony Kendall. Agente Joe Walker, Operazione Estremo Oriente. E beh, grandi successi, enormi proprio, da non credere. Infatti sono andato recentemente, l'anno scorso, a Gelsenkirchen, una cittadina tedesca. Mi hanno dato un Oscar di una storia, una statua di Superman. E con scritto sotto al grande Gianfranco Parolini, tutto in tedesco. Diciamolo a tutti quanti, Gianfranco Parolini, sì, ribattezzato dai tedeschi, Frank Kramer, è la stessa persona. Frank Kramer ha sbancato il botteghino con 56 film, spaziando tra diversi generi, dallo spionistico al western, al mitologico, all'avventuroso, allo storico. Ma come ha cominciato Frank Kramer? Ma semplicissimo, io avevo studiato l'inglese già ed avevo la fortuna di parlare già due o tre lingue bene, lo spagnolo, l'inglese e anche un po' di francese. Cosa è successo? Che poi si sono accorti di questa mia validità nell'esprimermi in varie lingue, si sono accorti e qualcuno mi ha offerto di fare un primo film. Era un primo film fatto con una fettuccina, un pezzo di cioccolata. Ma come, una cosa ridicola. Ed è successo a 23 anni con era François. Al tempo del fascio e si chiamava François il contrabbandiere. E mi ha raccontato anche un dettaglio particolare. Sì, un dettaglio è molto importante ridirlo adesso, che c'è il nipote di Alvaro Mancori, che recentemente ci ha lasciato, della famiglia dei Mancori, sì, che sono grandi operatori, e Sandro pure, mio operatore, se n'è andato. E mi ricordo che stavo girando lontano, insomma, ai Frati Trappisti, e avevo un'attrice che era l'amica del grande Pavolini allora. Amica? Sì, amica. Amici, no, di scuola? No, era proprio l'amica sua. L'amica sua. Ed era bellissima perché c'era un viso esotico molto interessante. Si chiamava Doris Duranti. 56 film realizzati di successo, tutti quanti hanno sbancato il botteghino, vero? È vero, è vero. Non ci credo perché beh, oggi... Lei può non crederci, ma la realtà è questa. L'idea del tu, Frank, sono giovane. Sì, tu puoi crederci ma non crederci. Guarda, comunque, la differenza fra la televisione e il cinema è una sola. Se paghi il biglietto a botteghino sai quanto il film ha incassato. Se invece lo fai con i mezzi televisivi, imbrogli se spiegano. Frank Kramer è un vero burattinaio. Le sue marionette sono i suoi attori. E mentre lui muove i fili, le sue marionette diventano delle star. Potrecca significava burattinaio. E io, quando facevo le marche a terra col gesso per far rispettare i tempi di produzione, mi ricordo un grande attore che si chiamava Yul Brynner, pelato, era un Oscar, no? Si lamentò con Grimaldi, il produttore gli andò a dire: ma non mi fa fare un passo in più in meno. Ma
morti li mette comodi. E al riparo dalle correnti. Gli attori, quelli più adulti, quelli più maturi, sì, quelli sì, che vanno a studiare, l'hanno mai delusa? Beh, sai, se seguono le mie istruzioni non mi deludono mai. Se poi io noto che qualche cosa non riescono a farla nel seguirmi, io gli do campo libero e poi gli dico no, qui è sbagliato, devi fare così, piccole, e li correggo, quelle piccole cose che devono fare. Però non è che li imbriglio, gli lascio libertà, questo, soltanto i tempi musicali, i tempi nel cinema, i tempi dei movimenti della macchina da presa, perché odio i personaggi fissi. Sono tutti mobili nei miei film. Anche per dire una battuta, ciao, boom! Vediamo allora i personaggi creati da Frank Kramer. Era Santana, un eroe messicano, e io l'ho cambiato il nome, ho messo Sartana perché mi suonava meglio, e lo feci interpretare da John Garco, un attore che non era nessuno all'epoca. Dopo quel film non si è fermato più. Oltre Sartana c'era Sabata, e qui il titolo del film è Ehi amico, c'è Sabata, hai chiuso. Poi ritorna, è tornato Sabata, è chiuso un'altra volta. Sempre l'Ivan Cliff, l'attore importante che aveva girato anche con Sergio Leone e altri film al suo tempo. Ehi, Sabata! Quando finisco di ridere, sei morto. La merda fa crescere il grano più alto. Nel 1963 Frank Kramer sbanca i botteghini con il colossal I 10 Gladiatori e l'anno successivo il record si ripete a dispetto di tutti quei critici operatori di settore che lo vedevano un vero rischio. Nel 59 l'ho girato, nel 63 è uscito e posso dire che quando ci fu la proiezione privata dei noleggiatori, perché allora le grandi ditte di distribuzione non c'erano, c'erano i noleggiatori regionali. Allora io dissi, volete vedere il film in proiezione privata prima di distribuirlo in Italia? Benissimo. Videro il film, io zitto, io e Gianni Simonelli, lo sceneggiatore insieme a me, zitto, a un certo punto si alza uno di cui non faccio il nome per non fargli fare brutta figura, il quale mi dice, Parolini, ma con questo film tu hai scolpito la lapide funeraria della produzione. Uccidimi! Uccidimi! Non io. Ma i gladiatori di roccia ti uccideranno. Che io avevo innovato il genere, in quanto io e il mio sceneggiatore, allora Gianni Simonelli era pure il padrino di mio figlio, dicevamo, ma vogliamo andarci ad aggiornare con i giovani di oggi? Sì, ci fermavamo alle fermate degli autobus, ci fermavamo ad ascoltare i dialoghi dei giovani e abbiamo fatto una dialogazione nel film come parlavano i giovani di allora. Cosa è successo? Questo funziona sempre, di decennio in decennio, la gioventù si rinnova, tu devi seguire i giovani per poter avere il successo. Gambe in spalla voi due! Presto, ascensore! Accettate un frutto, amico! Io i giovani di rispetto vanno aiutati anche con i fondi dei contribuenti. Però nella selezione che uno fa nel
dare dei contributi a giovani che devono esordire nella regia, bisognerebbe che stessero più attenti a vedere che cosa hanno fatto nel passato, se sono disposti a fare quel genere lì, eccetera, eccetera. Frank Kramer sul set! Frank, è arrivato il momento di svelare i segreti del cinema. Io non avevo il tempo né la volontà di fermarmi, perché mi realizzavo soltanto quando ero sul set. Ero vivo quando ero sul set. A casa, nel mio studio, un grande studio, io scrivevo le sceneggiature. Come le impostavo per essere certo di non sbagliare? Su quattro colori. Il rosso nelle pagine significava azione, il verde significava sentimenti e amore, il giallo significava suspense e il nero significava grandi scene di spettacolarità, eccetera, eccetera. Seguendo quella traccia, le mie sceneggiature non potevano mai annoiare, perché come mi accorgevo che una pagina e mezza era troppo lunga, boom, ci stiappavo dentro subito qualche cosa. Per te è finita questa volta, Banjo! È molto triste morire lontano da casa. Banjo! Tutti al cuore, come sempre. Lo conoscevi? Una volta suonavamo insieme. Quando tu scrivi una sceneggiatura, lo script, in inglese o in italiano, devi tenere presente sempre la ritmica del racconto, perché oggi come oggi, lo vedo ancora nei film che fanno i giovani, purtroppo ci sono delle lacune enormi, della dialogazione noiosa che non finisce mai, praticamente non hanno il ritmo, gli manca il ritmo, gli manca l'esperienza di raccontare mantenendo il ritmo dell'azione. Di passaggio anche tu? Già. Sabata. Non ti riconosco più, amico. Tu al mio posto di quella cassaforte, che ne avresti fatto? Avanti, sentiamo. Io? Me la sarei fregata. Fuori tempo. Il film ha una sua lunghezza, eh? Oltre quello non si può andare. I registi che non sono sicuri di se stessi girano a iosa in quantità per poter scegliere il pezzo che necessita il loro film. Uno di questi, senza fare offese perché era un grande regista, era Fellini. Non gli fregava niente. Frank, ma tu che hai fatto 56 film? Ti puoi dare una mano? Ancora forza, 86 anni? Beh, ti dirò mica tanto, però certe volte mi voglio cimentare! No, Frank! Aspetta, ti faccio vedere!
No, non ci credo! Accetta la mia sfida, mercenario! Arcieri, uccidetelo! Fermi! La legge mercenaria dice che chiunque può partecipare alle sfide. Varkalla, rammenta che il campo è sacro a Votan. Tu puoi soltanto designare le sfide e non impedire a quest'uomo di parteciparvi. I segreti del cinema, parte finale, intervista Frank Kramer. Un altro colossal di Frank? Nerone. Nerone. Ho fatto un Nerone che nel secolo scorso archeologi e scrittori lo hanno definito uno dei più grandi imperatori della Roma imperiale. Perché? Perché sono stati trovati dei bassorilievi in Turchia in cui Nerone, a 16 anni, incoronato imperatore, c'ha la madre Agrippina che gli tiene la mano in testa e porta l'elmo sul scolpito, è un bassorilievo. Questo dice che Nerone amava di più il dialogo che la guerra. E poi, oltre a questo, tutti hanno dimenticato la tabe dinastica, che è la malattia che gli influiva sul suo cervello, che era la malattia dei Giulio Claudi, della dinastia. Quando lui aveva gli attacchi di male, demandava a terzi le decisioni più drastiche, più drammatiche. Per cui non era l'uomo che faceva uccidere i cristiani, faceva questo, faceva quest'altro, eccetera, eccetera. Poi aveva aperto l'istmo di Corinto, tagliando l'istmo, poi era andato in Grecia, amante della Grecia da morire, poi tante altre belle cose che non sto a dire. Insomma, è un Nerone nuovo, sempre giovane, in amicizia con questo gladiatore che viene dalla Inghilterra. E anche questo è Gianfranco Parolini, ovvero Frank Kramer. Ci vediamo alla prossima puntata con I segreti del cinema da Cine 53.